Grande accoglienza ieri a Cicerale per l'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti. Con garbo ed un sorriso per ogni tifoso accorso nel piccolo borgo cilentano, mister Ancelotti non si è sottratto a foto ed autografi. Carlo Ancelotti, insieme alla moglie Marianne e all'amico Pietro Posteraro, ha attraversato l'entroterra cilentano fino a Cicerale per una nobile causa e per onorare una promessa fatta a Vancouver, all'amico cilentano Gerardo Antelmo, giornalista Rai, il quale ha un ambizioso progetto per il territorio: creare un centro di ricerca unico al mondo per trattare i bimbi affetti da autismo. Ancelotti avrebbe inoltre dovuto prendere parte ad una gara di 3-7 nella piccola terrazza del bar Il Giardinetto, ma per rispettare i tempi si è preferito solo fare un saluto veloce alla presenza del sindaco Francesco Carpinelli e del vice sindaco di Agropoli Elvira Serra, di Massimo Farro, sindaco di Torchiara. Mister Ancelotti, insieme alla moglie, ha poi partecipato in piazza Umberto I al convegno sulla terapia multisistemica dell'acqua, metodo Maietta. Ancelotti ha accolto con entusiasmo l'invito a Cicerale e speso importanti parole di apprezzamento per il progetto di Antelmo, come mostra il video pubblicato dal vice sindaco di Agropoli Elvira Serra. Per i bambini, credo che tutti noi siamo molto legati ai giovani del futuro, ognuno di noi ha dei bambini, ognuno di noi è papà, ognuno di noi è nonno, e per cui i bambini che rappresentano il futuro, per forza di cose, sono, diciamo, per tutti noi una speranza, e si cerca di fare tutto quello che è possibile per poterli aiutare a stare sempre meglio, a vivere sempre meglio. Quindi, al di là di tutto questo, rimane l'onore e il piacere di riuscire e di poter di fare tutto quello che è possibile per appoggiare questa iniziativa, che mi sembra molto bella, ma soprattutto molto innovativa.